Subito di galoppo Remy Pan, alla chiusura delle ali è Rasia degli Ulivi, la più veloce nei confronti di Regina Deville, con allargo Rising New Star. Metà della piegata con Rasia degli Ulivi, che tiene il comando delle operazioni davanti a Rising New Star, che ha faticato un po' sulla prima curva. 16-2 i primi 200 metri, poi Rising New Star va ad attaccare e rilevare Rasia degli Ulivi. Allargo l'avanzata di Ronda Jet, quarto in 31,5. Rising New Star, Rasia degli Ulivi, Ronda Jet, poi lungo la corda Regina Deville, nelle prime posizioni Roxanne dei Chiari. Si arriva al completamento dei 600, percorsi in 46,8, 15,3 l'ultima frazione. Insiste al largo Ronda Jet e scavalca o cerca di farlo Rising New Star. Gli 800 completati in 1,3,5. Interviene al largo Roxanne dei Chiari. Si arriva al completamento del chilometro. Ronda Jet, Rising New Star. La mossa anche di Regina Gioiosa, chilometro in 20,3. Rising New Star ritorna su Ronda Jet, che è ferma e cerca di allungare, ma Regina Gioiosa ai suoi fianchi insiste. 1,37 e 3 quarti di miglio, 16 l'ultima frazione. Regina Gioiosa sembra averne di più di Rising New Star. Le due apparigliate in retta d'arrivo. Rising New Star e Regina Gioiosa le prese, adesso Rising prende mezza. Battute conclusive, ritorna in chiaro vantaggio Rising New Star, Regina Gioiosa è per il terzo. Attenzione a Regina Deville, anche alla prossima. Media probabile di 1,19,6, si afferma Rising New Star, GP Maisto in Salchi. Ed al training, i colori della signora Longoanna. Al secondo Regina Gioiosa, precede Regina Deville, che aveva galoppato a metà gara, quindi arrivo probabile ed ufficioso, 4-12-3 alla prima del Cirigliano.